durante la pubblicità mi ha fatto ridere e non poco, perché mi ha dato un messaggio veramente molto divertente che drammatizza un po' la situazione che stiamo vivendo. Gli abbracci diffondono il Covid, noi siamo in una botte di ferro, Christian. Ovviamente gli abbracci alla fine di un gol, siamo in una botte di ferro, ma insomma, l'avete capita molto bene questa battuta del nostro amico Christian, che ringraziamo. Ricordiamo che la giornata di campionato che ci apprestiamo a vivere, la 24esima, inizierà venerdì forse con Torino-Sassuolo, poi Spezia-Parma sabato alle 15, Bologna-Lazio, Verona-Juventus, Sampdoria-Atalanta, Crotone-Cagliari, Udinese-Fiorentina, Inter-Genoa, Napoli-Benevento e Roma-Milan. Ve l'accenno questo perché noi la prossima settimana avremo un trittico molto importante, perché c'è Spezia-Parma, poi giovedì alle 20:45, giovedì 4 marzo, ci sarà Parma-Inter, che seguiremo con una puntata speciale di Calcio e Calcio diretta live. Vi racconteremo la partita in tempo reale con collegamenti dallo stadio Tardini, ma non solo, con tanti ospiti. E poi dopo, domenica alle 15, c'è Fiorentina-Parma, altra partita molto molto delicata, perché con la Fiorentina si può, si riesce a vincere. Rino, se gioca ancora Sepe, io spengo la TV. Tranchant, il nostro amico, grazie Rino. Ma insomma, sul momento del Parma invece chiedo rush finale con i nostri due ospiti. Un grazie davvero di essere con noi a Vanni Zagnoli. Buon pomeriggio, Vanni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. E buon pomeriggio anche a Luca Ferrari. Ciao, ben trovato Luca. Ciao a tutti. Ciao Vanni. Grazie. Pensa che sono stato al calciomercato senza credito e ho incontrato il Parma, insomma, e lo sapeva, mi ha fatto i complimenti Pietro Pizzarotti. Ne ho approfittato per parlare di situazioni mie, ma insomma non so come abbia fatto, perché non credo abbia Facebook, eravamo freschi. Secondo me non è ancora completamente compromessa. Io do una percentuale di salvezza, l'ho data domenica sul messaggero.it, sul 25%, e ho voluto essere razionale perché siamo a meno 6, credo sia il massimo ritardo stagionale. Lo Spezia è una buona squadra, io sono stato, ecco, il premio è arrivato, Giuseppe e Luca, proprio per Spezia Frosinone, la notte della promozione. Sono andato, come i colleghi sanno, insomma, sono andato sotto la curva, fuori di fatto dallo stadio, cioè sono uscito un attimo e c'era la curva ferrovia. E è un bel vantaggio per il Parma il fatto che non ci sia il pubblico, è una squadra molto tignosa che sa aspettare. Per carità, di recente ha perso in casa con l'Udinese per 1-0, però è anche andata a vincere a Napoli. Il Parma, io vedo, secondo me può finire in X, possibile un 1-1. Tra l'altro un Zola, che una collega ha ribattezzato Gianfranco, la chiamano Gianfranco per un gioco di parole davvero, anzi potrei proporlo a vuoto nelle mie mail diurne e notturne con cui tempesto le redazioni. Ecco, Zola manca ed è l'uomo migliore, non è imbattibile, ma insomma è difficile comunque segnarla. Ecco, poi conosciamo la vicenda, Italiano era l'allenatore preferito da Faggiano per il Genoa, quella notte venne esonerato il DS Guido Angelozzi, ex Sassuolo, arrivò meluso da Lecce e il patron Volpi, prima di vendere a un americano, comunque riuscì a trattenerlo, e oggi Italiano piace molto al Napoli. Assolutamente.